Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di questo tutorial. Allora, l'altra volta abbiamo accennato un po' con l'animazione. In questo tutorial io vi vorrei mostrare un progetto che in questo momento è in atto. E per esempio, un'altra volta, vi ricordate di questa donna della Casa Bianca? Ecco, in questo caso, io sto facendo un'animazione e in questo momento mi sto occupando dei movimenti di questo personaggio. Allora, innanzitutto, come avete visto, io ho spostato questo personaggio da un Nyers all'altro. Ecco, questa donna si trova nel secondo Nyers. Per spostare un oggetto da una parte all'altra, innanzitutto si seleziona un oggetto, poi si preme M e in questo caso con M si può scegliere il Nyers dove spostare una donna. Ecco, adesso Madonna si trova nel primo layer, oppure se vogliamo, ecco, cioè la stessa cosa vale anche se vogliamo spostare questo personaggio nei prossimi layer. Ecco qua. Allora, ritorniamo al secondo layer. Allora, come già vi dissi, in questo momento mi sto occupando dell'animazione. E questa donna, per muovere questo personaggio, io ho introdotto un'armatura. L'armatura, ecco, come potete vedere, serve, è come se fosse uno scheletro di un personaggio e serve per farlo muovere. Prossimamente io vi parlerò anche, diciamo, dell'armatura, però adesso vi vorrei far vedere, ecco, sempre, dato che stiamo sempre in argomento dell'animazione, come animare un personaggio. Poi alla prossima volta, ecco, approfondiremo di più questo argomento. Allora, innanzitutto un'armatura è come se fosse uno scheletro di una persona e in questo momento un'armatura sta in object mode. Apriamo qui, clicchiamo su pose mode e in questo caso, quando vedete, ecco in azzurro, vuol dire che voi potete muovere benissimo un'armatura del personaggio. Allora, però per fare ciò, ecco, voi dovete, ecco, innanzitutto assegnare una parte di questo corpo a una parte dell'armatura prescelta, ecco, una parte dell'armatura giusta. Per esempio, se voi volete, far muovere, ecco, il braccio che va da qui fino a qui, ecco, voi entrate in edit mode, selezionate, ecco, entrate in edit mode. Selezionate, ecco, questa parte di braccio e poi con i vertex group assegnate questa parte di braccio a questo osso qui. Questo osso qui che si chiamerà upper arm, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso in questo caso vorrei far muovere la testa a questo personaggio. Per far muovere la testa a questo personaggio, in questo caso voi potete animare anche partendo dal frame 0. E in questo caso, ecco, scelgo Mock Rot e poi